Ragazzi, buongiorno! Oggi è il momento di spingere. Oggi è domenica, venerdì abbiamo la prima gara di powerlifting in FIPL. E niente, oggi proviamo le entrate. Ho già messo le ginocchiere e mi sono già scaldato, così vi ho tolto dalle palle mezz'ora tipo. Iniziamo a caricare qualche bel dischetto perché oggi le entrate vanno fatte volare. Mamma mia, le ginocchiere sono nuovissime, le ho usate 3 volte, non mi passa il sangue. Ah, ma quanto sono belli i fermadischi magnetici. Guardate, 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 sentite? Bello, proprio godereccio. 120 kg. Considerate che per il mio esordio in FIPL i squat vorrei entrare con 230 kg. Considerando che nella gara di street lifting 230 li ho sparati come quarta alzata, in teoria in FIPL come prima alzata dovrebbero essere tranquillissimi. Bello, 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 bello. Fermadischi magnetici proprio belli. Cercherò di fare degli squat belli profondi, visto che da quanto ho capito in FIPL sono abbastanza severi sulla profondità dello squat. Questa gara in realtà per me non è importantissima, anche perché non l'ho preparata al top, se considerate che 2 settimane fa ho fatto una gara di street lifting, anzi meno di 2 settimane fa. Però sarà la mia prima in FIPL, quindi ci tengo a fare bella figura e soprattutto è ottima per fare esperienza, visto che a marzo ci sarà una gara ben più importante di powerlifting, visto che quella gara sarà qualificante agli internazionali e quindi ci saranno gli atleti più forti d'Italia. Adesso continuiamo ad alzare dischi rossi. Dai 170 kg inizio a mettere anche i polsini, perché se no mi fanno male le mani. Questi iniziano ad essere carichi allenanti. Mamma mia, comunque quanto è bella l'attrezzatura di King's Gym. Cioè, io fossi in voi la comprerei col codice sconto LUCAYT. Poi fate voi. I dischi da powerlifting ritornano a dicembre. Easy work. Adesso 215 e poi andiamo diretti ai 230. Come potete notare, ragazzi, io nel riscaldamento faccio salti molto ampi. Mi trovo bene così: 170, 200, 215, 230. Facile e veloce. Ho provato più volte a fare salti più piccoli e anche salti più ampi, ma questa è la giusta via di mezzo, secondo me. Dipende molto in realtà da persona a persona. Ci sono tante persone che hanno bisogno di accendersi piano piano e quindi fanno tantissimo riscaldamento. A me non cambia nulla. Altra cosa particolare sicuramente che avete notato è che io a 5 giorni dalla gara tocco comunque carichi abbastanza alti, invece tanti altri fanno carichi molto più, come dire, molto più scarichi. Io non sono uno che si affatica tanto con cose del genere e quindi mi trovo bene così. Ho sempre fatto così e squadra che vince non si cambia, quindi si continua a scaricare in questo modo. A 5 giorni dalla gara testo le entrate e a 3 giorni dalla gara faccio delle singolette ad RPE 6-7. 215, non mi metto neanche la magnesite sulla schiena. No, in realtà non la metto soltanto perché da solo non ci riesco. Belli, veramente facili. 4 minuti e facciamo i 230. 5, 10, 15 più 75 per 2 più 20. Ragazzi, dopo questa gara avrò 4 mesi prima della prossima. Vi prometto che 230 kg li farò diventare banali. Dai Luca. Bene l'entrata in buca e poi risali come fosse acqua, porco 2. Ok, accendo la luce che non si vede più nulla. 2.30 andati, potevo farli meglio? Sicuramente, però ho rivisto il video, sono validi, quindi va bene così. Comunque ragazzi, non vedo l'ora che passa la gara perché sono veramente stanco in questo periodo. Marco 2, questa è la parte più difficile, eh? Ah, gambe che tornano a respirare. Passiamo alla panca. Kg sparati sul soffitto.
In panca vorrei entrare a 125 kg, sicuramente è un'entrata molto conservativa, però non mi interessa far numeri assurdi in questa gara, quindi entriamo tranquilli e vediamo che succede. Comunque, adesso facciamo 115 e poi faccio 125. Anche qui, ragazzi, vi giuro che farò salire la panca per la gara di marzo. Non immaginate quanto, ve lo prometto. 115 kg pronti. Cerco di fare bene il fermo e di rispettare i comandi come farei in gara. Questi erano caramelle. Passiamo a 125. 125, siamo pronti. Bene, sono molto felice della panca, si passa al mio punto forte, stacco da terra. Comunque veramente penso che non esista nulla di peggio di caricare i dischi nello stacco. Voglio due postazioni, una per stacco, una per squat, con i bilancieri già caricati con almeno 120 kg, perché è proprio una rottura di palle. Iniziamo. Non è che con le vibrazioni dello stacco mi casca la videocamera? Ovviamente stacco senza fascette, perché tanto qui la presa funziona. E poi sto facendo i test per la gara, non è che in gara posso usare le fascette. La gallina canta. Ovviamente ora iniziamo con la magnesite. Io uso quella di Prozis, codice sconto LucaYT, come sapete. A proposito, mi avete chiesto tutti: ma come la trovo su Prozis? Non c'è. Non so perché, ma l'hanno chiamata gesso liquido, quindi dovete cercare nella barra di ricerca gesso liquido, non magnesite. È ottima comunque, giuro. Sì, cazzo! In stacco comunque, ragazzi, invece vorrei entrare a 250 kg. Vediamo anche come va l'allenamento di oggi. Per me è più difficile scegliere le entrate nel powerlifting rispetto allo streetlifting, perché ragazzi, nella scorsa gara di streetlifting io sapevo bene o male i carichi che avrei fatto. Qui nel PL, in panca e in stacco, li ho allenati veramente poco, quindi cioè non è che sappia proprio bene il carico che posso fare sempre. Quindi anche se ho fatto 2,70 di stacco, entrerò conservativo a 2,50. Ciancio alle bande e bando alle ciance, 210 kg. Ma prima un pochino di magnesite, che non fa mai male. Mamma mia, questi erano veramente leggeri, eh. Vamos. Non rimetto neanche la magnesite. Pensate quanto sono tranquillo. Ma per fortuna, ragazzi, che ho la presa buona, che avevo l'ansia prima di iniziare a fare stacchi che non mi reggessero le mani. Facciamo questi 2,50, va. Facciamoli. Ragazzi, mi sono appena accorto che ho ripreso malissimo i 235. Però sono volati, si vede un pochino da questa ripresa. Quindi andiamo a fare i 2,50. Anzi, andiamo a spararli. Scusate, sono cotto. Però i 2,50 ve li mostro per bene, perché meriteranno di essere visti. 250 kg. Luca, falli bene. Così vai in gara tranquillo. Tu li fai facili. È perfetto. Dai cazzo. Pam! Ormai 250 normalizzati. Se sono stanco morto e li faccio vicino a una gara, ovviamente li faccio post gara di street lifting. 250 ormai easy. 270 fatti una volta. Adesso il bello sarà portare carichi assurdi non a questa gara, ma alla gara di marzo. Questa gara sarà riscaldamento. Niente, ragazzi, sono ancora bello stanco dalla gara di street lifting, però sono contento di andare a fare questa prima esperienza in FIPL per riscaldarmi per la gara seria, che sarà quella di marzo. Testa bassa adesso e cerchiamo di andare a fare una bella figura in FIPL. Questo sarà un bel test per la gara di marzo. Ciao belli, ci vediamo lunedì col video della gara. Addio.